Buonasera e benvenuti a questa edizione flash del sabato di Occhio alla Notizia. Cominciamo dalla cronaca. La polizia di Pesaro e Urbino ha arrestato due albanesi di 37 e 22 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, dopo aver notato movimenti sospetti nella zona di Monte Labbate, nei pressi di un bar. Sono scattate le indagini e gli agenti hanno sorpreso il 22enne a cedere una dose di cocaina ad un cliente. Entrambi sono stati bloccati e poco dopo è stato fermato il 37enne che faceva da vedetta. Nella toilette del bar sono state trovate, nascoste nel collettore dello scarico, altre tre dosi di cocaina, mentre vicino ad una siepe, dove i sospettati erano stati visti soffermarsi nel corso dei servizi di appostamento, ha portato alla scoperta di un involucro con 15 dosi di cocaina. In totale sono stati recuperati 20 grammi di droga per un valore di 1.500-2.000 euro. I due sono stati arrestati e sottoposti a giudizio direttissimo. Sono stati condannati a 10 mesi di reclusione con pena sospesa il 22enne che è stato espulso dall'Italia e un anno e due mesi il presunto complice. Le investigazioni continuano sempre, come continueranno adesso, perché noi dovremo sempre capire la filiera, come avviene l'organizzazione. Anche i due posti che sono stati sotto l'attenzione nostra, sono due posti di passaggio, due nicchie particolari che sicuramente lo vedremo con lo sviluppo delle indagini, se i proprietari dell'immobile, dell'esercizio e altre persone erano a conoscenza di questa attività. Due personaggi albanesi che noi crediamo di aver colto all'inizio del loro percorso criminale, tra l'altro due persone, una completamente sconosciuta, l'altra nota alle forze dell'ordine ma per reati minori, molto scaltri, che avevano imbastito un fiorente traffico di cocaina che ruotava attorno a questo noto bar di Monte Labbate, gestendo numerosi scambi, utilizzando diciamo due serbatoi, quindi uno interno al locale e l'altro esterno, che noi abbiamo identificato entrambi, non facilmente perché, ripeto, molto molto scaltri. Ma il loro traffico era destinato a espandersi soprattutto nell'entroterra, perché nell'entroterra questi personaggi, evidentemente sbagliando, si sentono più sicuri, meno controllati. Una donna è morta e un'altra è rimasta ustionata in modo gravissimo in due distinti incendi divampati per cause in corso di accertamento in due abitazioni a Senigallia e Corinaldo. La donna deceduta, Elena Guffanti, di 77 anni, abitava in una villa nei pressi dell'ospedale di Senigallia, proprio davanti al pronto soccorso, è stata trovata carbonizzata. L'altra invece è stata estratta viva dal rogo grazie anche all'intervento di una pattuglia dei carabinieri che stava casualmente passando ed è stata trasportata nell'ospedale di Parma, dove è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco e il 118. Tre marocchini sono stati denunciati dal commissariato di Urbino per aver rubato energia elettrica ai vicini di casa. La truffa è stata scoperta dopo una serie di appostamenti notturni. Erano emerse nel corso dei mesi passati, diciamo, delle malfunzionamenti nella rete elettrica di alcuni contatori e di alcune palazzine. Questo praticamente, insieme con il personale dell'Enel, ci ha indotto a effettuare dei controlli più mirati proprio al fine di verificare l'esatto funzionamento, il corretto funzionamento. E a questo punto abbiamo avuto modo di constatare che principalmente in una palazzina all'interno del quartiere, appunto, di Urbino 2 erano stati manomessi ben 5 dei 9 contatori presenti all'interno dello stabile. Questo ci ha permesso di verificare in orari ovviamente dove era più facile verificare l'accensione, no, dell'eventuale attività elettrica, quindi di notte, che in sostanza gli appartamenti dove non era previsto, non era stato allacciato, non era presente un contratto di fornitura di energia, invece era essere presenti le luci accese, poi una volta entrati all'interno delle abitazioni gli elettrodomestici, insomma tutto regolarmente funzionante. E questo ha permesso di denunciare tre persone, tutte e tre di nazionalità marocchina, due uomini e una donna, due dei quali con precedenti di polizia.
Domenica si corre la 14ª edizione della Colle Marathon, una corsa nella storia, nelle tradizioni culturali e gastronomiche delle Marche. Una manifestazione podistica internazionale di oltre 42 chilometri, partenza da Barchi alle 8.30. Per raggiungere il litorale di Fano, gli atleti attraverseranno correndo gli antichi borghi di Mondavio, Orciano, San Giorgio, Piagge, Cerasa e San Costanzo. Il via verrà dato, come al solito, da tipici colpi di bombarda medievale. La gara, inserita tra le prove valide per il campionato italiano maratona o mezza maratona 2016, prevede un tempo massimo di percorrenza di 6 ore ed è aperta, previa iscrizione, ad atleti italiani e stranieri. Sabato e domenica appuntamento a Monbaroccio con la festa degli alberi e dei prodotti tipici locali, una manifestazione all'insegna dell'ambiente, degli alberi e dei fiori con i migliori florovivaisti del territorio e spazi dedicati all'artigianato artistico, musica, animazione, laboratori per grandi e piccoli ed eccellenze gastronomiche. E per chiudere, come sempre, siamo allo sport, solo per dirvi che domani, domenica, il Fano è impegnato al Benelli di Pesaro per il derbissimo contro la Vis. Naturalmente ci saranno anche le nostre telecamere che riprenderanno la partita e la ritrasmetteranno lunedì sera, subito dopo il telegiornale. TG che finisce qui, grazie per averci seguito, a voi tutti, buon fine settimana.